pensa normalmente che all'inizio di una tradizione linguistica ci sia un grande testo letterario, ma non è così. L'italiano, prima di arrivare a testi letterari, occorre passare attraverso testi che hanno una motivazione pratica, una motivazione estremamente concreta. E il testo che si considera il primo documento certo, consapevole di un uso del volgare distinto dal latino, sono i cosiddetti placiti campani. Si tratta di formule testimoniali che risalgono al 960 e 963, ovviamente, dopo Cristo, e che si riferiscono ad una vertenza di nessuna importanza. Gli attori di questa causa sono un privato, di cui non importa ricordare il nome, il quale rivendica la proprietà di certi terreni occupati dal monastero di Monte Cassino, il grande monastero benedettino che esiste anche oggi, ricostruito dopo la distruzione dell'ultima della Seconda Guerra Mondiale. Si tratta dunque di un normalissimo, banale processo in cui il monastero si fonda sulla testimonianza di alcuni testimoni che dichiarano, tenendo in mano una carta da cui risultano i confini di questo terreno, sao coche le terre perché le fini coi chi contene 30 anni le possette parte santi, benedetti, cioè so che quelle mi risulta. Che quelle terre che sono descritte in questo foglio che tengo in mano sono state possedute per 30 anni dal monastero di San Benedetto. Ci si rifà ad un principio ben noto già nel diritto romano e ancora oggi presente nel nostro, il principio dell'usucapione. Se qualcuno gode di un bene senza che nessuno ne rivendichi la proprietà per un certo periodo di tempo, il possesso si trasforma in proprietà.